Al via la decima edizione del Salone Expo Bimbo, dedicato alle famiglie, mamme, future mamme e bambine. In programma fino a domenica 16 ottobre ad Etna Fiere, centro fieristico di Etnapolis, dalle ore 10 alle ore 21 con orario continuato. Ma Expo Bimbo si fa grande ma rimane sempre con la sua anima da bambino. Siamo qui accerchiate da centinaia di scolaresche, di mamme col pancione sin dalle prime battute di questa fiera che si prospetta essere un grande weekend per le famiglie. E come sempre Expo Bimbo è un contenitore innanzitutto di grande divertimento, di gioco, 3 giorni in cui i nostri piccoli potranno giocare ai piccoli pasticceri, potranno divertirsi con l'animazione, ma certamente è anche un momento di grande attenzione ai genitori. Si diventa genitori ed non è un mestiere facile, e proprio per questo per loro tantissimi corsi, tantissimi forum, dall'allattamento al seno al corso per diventare mamme social. Oggi ahimè siamo tutti con i cellulari in mano e insieme alla polizia postale spiegheremo in un meeting anche quanto è importante saper comunicare la gioia e la condivisione dei nostri bambini. Ovviamente la presenza delle grandi aziende ospedaliere che ogni anno con noi danno i loro consigli su obesità, su attenzione al cuore dei bambini, sulle allergie, si parlerà di celiachia, si parlerà di alimentazione, si parlerà di antibiotici sì o no, si parlerà di tante cose, ovviamente tante degustazioni, 3 giorni di sapori, dal latte d'asina al latte materno, quindi iniziamo con il latte materno ma poi cresciamo con i buoni prodotti della nostra terra. I nostri fantastici 4, i nostri concorsi stupendi che daranno la possibilità ai genitori di giocare con noi, la corsa col passeggino e il cambio pannolino dedicata ai papà, e poi la Mini e Mister Baby, che sono il concorso che metteranno alla prova la simpatia dei nostri bambini. Tanto divertimento, noi vi aspettiamo, siamo qui ad Etna Fiere fino a domenica. Al taglio del nastro, reso particolarmente gioioso, decine di scolaresche in gita speciale. Barbara Mirabella ha dato il benvenuto agli ospiti istituzionali, il sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione, l'europarlamentare Salvo Pogliese, il presidente della Federnuoto Sicilia Sergio Parisi, il presidente regionale dell'Associazione Italiana Celiachia Giuseppina Costa. Intanto gli auguri di 10 anni, 10 anni non li dimostra, perché è una manifestazione che cresce di anno in anno. Io ho avuto il privilegio di essere presente in diverse iniziative, in diverse edizioni, e quest'anno ancora più presenze, più espositori, anche tanti espositori del territorio. È legata al territorio questa iniziativa, questa manifestazione. Ci saranno le aziende nazionali ma ci saranno anche le aziende locali, le aziende che stanno crescendo, le aziende che amano mettere al centro il bambino. Io più che il bambino e la mamma, ci sarà al centro la famiglia, una famiglia che oggi guarda anche al tema dell'alimentazione, che mette al centro il proprio bambino, ma una famiglia che, per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda nella mia diretta competenza, il tema dell'alimentazione, del nutrirsi bene. Dopo Expo c'è bisogno che le aziende locali investano sempre più in qualità, investano sempre più in sicurezza alimentare, che ci sia cibo sufficiente, ma soprattutto che ci sia cibo di qualità. Allora anche la valorizzazione delle nostre eccellenze locali e quindi la valorizzazione delle nostre produzioni è un tema centrale in questa manifestazione. Quindi sono molto contento, perché poi quando si migliora la qualità della produzione migliora anche lo stile di vita, quindi salute, alimentazione, quindi sono i principi cardine di questa grande iniziativa, di questa manifestazione che ho largamente apprezzato e che oggi veramente faccio un plauso e un apprezzamento a chi ogni anno investe in questa iniziativa e soprattutto mette al centro la famiglia e i bambini in particolare. Una manifestazione molto importante per il territorio di Belpasso. Certo, l'amministrazione comunale di Belpasso è felicissima di patrocinare Expo Bimbo, perché ogni anno riesce a trattare temi sempre molto interessanti. Qui si parla di salute, di benessere, si parla di ecosostenibilità, di riciclo e tanto altro. È un mondo organizzato per i bambini, per i genitori e soprattutto per le mamme. I bambini qui trovano un clima di festa, di gioco, di animazione
anche di cultura e di arte. I genitori invece possono ricevere utili informazioni grazie anche ad un servizio professionale svolto da psicologi e pediatri che saranno a loro disposizione in questi 3 giorni di fiera. Per un'amministrazione comunale come la nostra, che lavora ogni giorno cercando di costruire un sistema fondato su un benessere sociale, chiaramente questo rappresenta un momento importante che riesce anche a coinvolgere ed interessare una fetta altrettanto importante di popolazione. Sì, una splendida edizione giunta alla 10ª, come lei giustamente ricordava, che sancisce il passaggio dall'adolescenza alla fase della maturità, un evento di grande valenza organizzato con la solida professionalità da Expo, da Barbara Mirabella e delle sue collaboratrici, che determina una ricaduta economica per il territorio di grande consistenza. Ecco perché a Expo va certamente il plauso delle istituzioni, anche perché si permette di focalizzare l'attenzione su un mondo quale quello dei bambini, della nascita, di grande valenza non soltanto economica ma anche sociale, in un contesto di crisi, di natalità che sta colpendo il nostro paese senza precedenti, laddove è importante favorire politiche di sostegno alla famiglia tradizionale, affinché si inverta la tendenza, perché io credo che il problema demografico rappresenti l'assoluta priorità del nostro paese in questo momento. Lo scopo di Expo Bimbo è quello di informare i genitori affinché essi possano imparare, conoscere e migliorare per crescere con consapevolezza i propri figli. Ma io penso che lo sport per i bimbi è uno strumento non solo di crescita sotto il profilo ovviamente sociale, sotto il profilo dell'educazione, ma ovviamente sotto il profilo motorio. Io sono presente qui anche nella qualità sia di vicepresidente del CONI, ma soprattutto anche di presidente della Federazione Nuoto. Abbiamo uno stand, abbiamo sempre seguito questa fiera proprio per abbinare i bambini al mondo dello sport. E ahimè, più andiamo avanti e più vediamo che ovviamente i bambini hanno altre attenzioni verso i telefonini, i computer, dobbiamo fare ovviamente di tutto, anche appunto attraverso la pratica sportiva, per distogliere i ragazzi da queste attenzioni. Questa fiera sicuramente contribuisce tanto al rilancio di questo tipo di attività, in particolare poi io rappresento una federazione che ha una peculiarità ben precisa, cioè si impara a camminare, si impara a leggere, ma bisogna anche imparare a nuotare, quindi è un fatto importantissimo. La nostra federazione assume un'importanza strategica anche perché rappresenta ben 5 discipline olimpiche: la pallanuoto, il nuoto, il nuoto di fondo, il sincronizzato e i tuffi. Sono tanti che praticano questo tipo di attività. Ovviamente siamo qui per rilanciare le nostre attività e spiegare a tutte le mamme che è importante far fare sport ai propri figli. Sì, un bambino su 100 è celiaco, ogni scuola ha dei bambini celiaci. Noi siamo qui per presentare il progetto In Fuga dal Glutine. È un progetto che cerca di integrare le diversità tra i bambini attraverso il gioco. Si parla di bambini che hanno esigenze alimentari diverse per scelte religiose, ad esempio i musulmani, per problemi di salute come i celiaci, gli allergici e gli intolleranti all'uovo, e attraverso il gioco il bambino capisce che è possibile fare festa. Il gioco è dispensato gratuitamente dall'associazione, basta che i dirigenti scolastici che partecipano a questa meravigliosa iniziativa si rivolgano all'associazione. Assessore, anche il comune di Ragarne è presente a Expo Bimbo. Sì, noi siamo contenti di avere dato in accordo con la scuola la possibilità ai ragazzi di Ragalna di partecipare a questa fiera che diciamo ogni anno è sempre più propositiva, sempre ben organizzata, e quindi diventa un'occasione per i ragazzi per conoscere anche nuove risorse, nuovi prodotti destinati a loro e alla loro crescita. E ringrazio anche la scuola di aver dato questa opportunità ai ragazzi di Ragalna.